figurine. Certo, alla sera c'avevo degli occhi come le rane, tutti rossi, che lacrimavano, però tutto il giorno io stavo con sto mio bel ventaglione, potupom, 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 mi sentivo irresistibile, fantastica, poi ero bianca, 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 e non usavo rossetto, perché no, dico, il rossetto è banale, comperavo un ombretto, che non potrò mai dimenticarlo, si chiamava Livido Blu, qua, sulla bocca, tutta blu, una morta, praticamente, avete presente una morta che cammina per la strada, una specie di... sorrida? Una specie di Mortisia, avete presente quel personaggio televisivo? Però una Mortisia vestita da Picasso del periodo blu, che era il periodo che poi a me piaceva di più, ovviamente. E mia mamma, quando mi vedeva uscire da casa così, era disperata, disperata, si vergognava. Tra l'altro, dovete sapere, questo credo che voi lo sappiate, comunque i milanesi quando vogliono sottolineare una frase o un concetto, no, cosa fanno? Ancora adesso l'hanno sempre fatto. Ripetono tre volte la frase in dialetto milanese, no? E poi fanno da soli la traduzione in italiano. Avete mai notato? Sì, non so se lo fate anche voi qua. Lo fate anche voi? Non si sa. Vabbè, non importa. Allora, io chiedevo a mia mamma, mamma, dove sono le chiavi di casa? E lei diceva, erano lì? Ghimpù, 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 non ci sono più. Va bene. Aspetta. Lo fanno, no? Da voi no, eh? No. Vabbè, comunque. E allora, quando mi vedeva uscire da casa tutta così, mi diceva, ma dove è che te vè? Ma dove è che te vè? Ma dove è che te vè? Ma in dov'è che vai? Così conciata. Ma non la vedi che si fermano i camions? Dico, sì mamma, si blocca anche il traffico. Ma io voglio la diversità. Poi aveva ragione anche lei, perché povera mamma. Ogni tanto, certo, quando passeggiavo per la strada tutta così conciata, c'era sempre qualche spiritosone che mi bloccava e diceva, ti vuoi per la Tusa? Guarda che la mingaldi di morte, eh? Aleger, aleger! Io furibondo dicevo, repubblicano perverso! E me l'andavo incacchiata nera. Però, certo, questa mia voglia di essere diversa, di trasgredire, no? Di essere speciale, unica, in realtà l'ho capito dopo, l'ho capito oggi, lo capisco, oddio. In realtà servivano a mascherare un po' la mia povertà, perché io sono stata povera, va benissimo. Ma avete notato una cosa, ad esempio, no? Oggi, ci si vergogna a dire... sono povero. E non ci si vergogna delle ricchezze accumulate con la furbizia, va, ecco. Grazie. È così, eh? È così, è così, è vero. Comunque, questo è l'applauso che mi fa più piacere di tutti, perché vuol dire che siamo nella stessa lunghezza d'onde. Grazie! Basta adesso, però. Allora, certo, la mia mamma e il mio papà, io li ho amati tantissimo, veramente li ho proprio amati. Probabilmente qualche volta li ho anche traditi, ho sbagliato, si sa. Però sono anche convinta che soltanto una vita un pochettino sbagliata è una vita interessante, no? Sennò quelle vite tutte uguali, tutte due noie, una noia, stavo dicendo due palle, ma l'ho detto. Vabbè, un'altra volta gliene ho fatta un'altra bellissima. Bellissima, molto carina, mi pare, ve la racconto. Allora, dopo diversi tentativi, perché io ovviamente volevo fare l'attrice a tutti i costi, sono riuscita finalmente ad ottenere una scrittura vera, ma mica una scrittura qualsiasi. Ero stata scelta da Dario Fo. Boh, il mio papà, vigile urbano e trotskista, ovviamente, aveva perso la testa, era felice. Non dava più le multe a nessuno, girava senza taccuino, felice, felice. Per lui era un grande motivo d'orgoglio, no? Debuttavamo al Teatro Odeon di Milano. Il Teatro Odeon, come sapete, era un teatro storico a quel tempi, no? Perché c'erano stati De Filippo, la stessa Vandosiris, Walter Chiari. Era un teatro molto importante. La compagnia era Dario Fo, Franca Rame. Mio papà aveva invitato per la prima tutti i suoi colleghi vigili urbani, tutti, tutto il comando praticamente dei vigili urbani, tutti.
La mia mamma, anche lei in preda all'agitazione più totale, no? Aveva perso la testa, si era fatta naturalmente un taiolino per venire, tutto grigio, tranquillo, normale, però, siccome anche lei era stravagante in realtà, cosa aveva fatto per dargli un'aria più importante? Aveva fatto sull'orlo con un filo dorato che sbrilucicava e quando camminava sembrava che ci avesse sotto delle lampadine, perché faceva scifete, 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 vabbè. E ovviamente ripeteva giorno e notte a tutte le sue amiche, a tutte le vicine di casa, a tutti, andiamo a teatro, andiamo a teatro, andiamo a teatro, andiamo a teatro. Vabbè, arriva il giorno della prima. Arriva il giorno della prima, loro arrivano da sotto i portici, perché non so se ve lo ricordate voi l'Odeon, era proprio sotto i portici, adesso non c'è più l'Odeon, c'è una multisala cinematografica. Vabbè, comunque, arrivano da sotto i portici, la coppietta davanti, molto carini, a braccetto, e dietro schierati 40, 50, tutto il comando dei vigili urbani di Milano, tutti con la loro bella divisa, col... Ma voi lo sapete perché i vigili urbani si chiamano Ghisa? Non lo sapete, eh? Lo sapete? Lei lo sa, la roccia? Lo sa? Lo sa? Se no faceva venire su a dirglielo. Non ci guarda, non vuole venire proprio. Vabbè, no, si chiamano, anch'io non lo sapevo, non è che vi voglio insegnare niente, per amor di Dio, però si chiamano Ghisa perché quel cappellone che c'hanno, che è diritto alto, no? Ricordava proprio i tubi delle stufe di Ghisa di una volta. È per quello che si chiamano Ghisa. Vabbè, pazienza, non mettiamo via, però è una cosa che sappiamo. Via. Allora, dove ero arrivata? Non mi ricordo più. Dove ero arrivata, signora? Che arrivavano in teatro? Se no la devo riraccontare tutta, per amor di Dio. Che arrivavano in teatro? Facciamo che cominciamo da lì. Arrivano, stanno entrando in teatro e vedono che fuori dalla porta c'è la locandina. La locandina, lo sapete perfettamente, è quella roba dove ci sono scritti i nomi degli attori e vicino, di fianco, i personaggi che quegli attori fanno nello spettacolo, no? Quindi, ovviamente, c'era al primo posto Dario Fo, conte di Vatelapesca, Franca Rame, Tizio, Caio, Sempronio, Mariangela Melato. Prima puttana. No, ma voi ve l'immaginate vagamente la faccia del mio povero papà che ci aveva dietro tutti i colleghi che lo guardavano alla nuca fisso. E lui mi hanno detto che ha preso proprio il cappellone da Ghisa, se l'è messo davanti alla faccia e ha fatto finta che non era lui, che non era lì, che non c'era. Poi, non sapendo come togliersi dall'imbarazzo, ha detto: beh, ciao, dai, andiamo tutti al bar, offro da bere a tutti. E si sono dileguati nella nebbia di Milano. E quella sera non l'ho più visto, non solo, non è mai più venuto a vedere quello spettacolo lì. Vabbè, la mia mamma invece, che come sono le donne più forti, diciamocelo, ecco, no, se ha il coraggio di parlare, guardi, deve venire su a fare il tip-tap. Se osa dire un monosillabo qua, o rock and roll, quello che vuole, un bel ballo movimentato, le conviene stare zitto. Allora, le donne sono più coraggiose in genere, no? Sono più forti. Vabbè, si è messa lì davanti alla locandina, guardava, faceva finta che non sapeva leggere, guardava, capisino cotto, se me, mi interessa mia, no, va bene, vabbè, poi singhiozzando, ma in silenzio, è entrata in teatro. Vabbè, andata. Io faccio lo spettacolo, felice, perché finalmente faccio l'attrice, debutto nel teatro, una gioia incredibile. Poi l'aspetto in camerino, non arriva. Poi la vedo che mi aspetta lei all'uscita degli artisti. Allora io vado saltando dalla gioia, pazza, dice: mamma, allora che cosa mi dici? Su, dimmi, cosa mi dici? E lei, col taiolino, la borsettina, Segude di. Che cosa c'ho da dire? Mamma, non... Che sei brava a fare quella parte lì! Oh! E io ovviamente... Ma sì, mamma, dai! Ma dai, devi essere contenta anche te, no? Su, dai! Meglio prima puttana... Che ultima principessa!
E fu proprio, pensate, fu proprio quel momento lì. Quel momento lì, quell'attimo lì, in quel teatro lì, quella sera lì proprio, insomma, lì, lì è cominciata la mia vorticosa carriera da... Portana! Appunto, ecco.